In quanto equilibrio, ci dia entità A attraverso Corrado Piancastelli, 1995. Entità A. A proposito di neutralità divina in quanto equilibrio, in virtù del quale tutto l'universo è perfettamente retto da una stessa legge o da una legge sempre perfetta. Gli attributi che si usano dare a Dio sono attributi umani, i quali nella loro realtà non esistono. Ovvero esistono in parte quali derivazioni dell'equilibrio stesso. Quando noi diciamo Dio, non possiamo attribuire a questa divinità sentimenti, affezioni, manifestazioni del tipo umano o del tipo spirituale, in quanto non si può dire che il Dio soffra o sia felice, che egli sia alto o basso, che pianga o rida, che parli o non parli. Noi non possiamo dare a Dio questi attributi, proprio perché egli, essendo equilibrio, non è formato da due forze uguali che si equivalgono, ma è costituito da un punto unico di equilibrio. In quel punto è l'equilibrio divino. Ora, l'universo è perfetto, o in quanto tale si presume che la stessa forza equilibratrice sia perfetta. La perfezione deriva dall'impossibilità di contraddizione, intesa in senso assoluto e non relativo, e dall'impossibilità assoluta di poter comunque errare. Quindi la perfezione assoluta altro non è se non l'equilibrio stesso di cui dicevamo. È l'esistenza in tutto l'universo della forza perfetta ed equilibratrice indica che la forza generatrice deriva da un intelletto incommensurabile che, in quanto perfetto, è equilibrio. Giova ancora precisare che la perfezione stessa dell'intelligenza divina è indice di equilibrio e nasce dall'equilibrio stesso. Continua.